Abbiamo visto che in campagna e fino a Sarzola il lavoro era incombenza degli uomini. Una volta invece che il grano entrava in casa, gli uomini in genere si facevano da parte e spettava alle donne proseguire fino alla produzione del pane. Subito dopo la bollitura bisognava lavorare la farina, un lavoro che si ripeteva settimanalmente per tutto l'anno, perché di norma ogni settimana bisognava cuocere il pane per il consumo familiare. I forni che producevano pane per la vendita arrivarono in tempi recenti e comunque raramente le famiglie contadine se ne servivano. La farina veniva prima passata al setaccio, sedazzare, ingranzare, cherrere, e così con passaggi successivi si otteneva sasimula, suzzichi, sugolagola, suvruffere. L'operazione si svolgeva in cucina, un locale appositamente predisposto in previsione della produzione del pane. Il forno, sa mesa di sughere, corbe e canistellas appese al muro, in un angolo al fianco del forno furcones e palla di furru, e nei cassetti della credenza canneddos, rodanza e pintavane. Ed ancora, per rendere interessante l'ambiente, non c'erano quadri, bei lampadari o altro, ma le provviste di annata, il salame e le salsicce del maiale allevato in casa, le forme di formaggio ottenute dal latte dei terreni in affitto o da pecore di proprietà. Qui Tio Luigino e Tio Antonino, 200 anni in due, stanno parlando fitto fitto. C'è da giurare che parlino di quei tempi, dei sacrifici fatti, di cose realizzate e di sogni svaniti, e ancora di quanto siano cambiati e migliorati i tempi, e nonostante ciò, forse non riescono a reprimere una punta di nostalgia. Povaghe sovane si seguiva un procedimento che si ripeteva sempre uguale settimana dopo settimana. La sera del giorno prima veniva messa sa madrighe, su frementarzo il lievito veniva sciolto lentamente in acqua tiepida, veniva mischiato alla farina, si impastava, poi veniva lasciato lievitare fino all'indomani mattina presto. Già alle 3 o alle 4 del mattino la massaia era in attività, impegnata a sughere e a preparare le forme a seconda del tipo di pane che si voleva ottenere. Particolarmente apprezzato era sul Modde, specialmente appena sfornato. C'era poi su Zichilado e Savresa, fatti apposta per durare nel tempo, molto comodi da portare in campagna. E c'erano sascoccois per i giorni di festa, suvani scaldarado per i bambini, e così via. E la massaia, quando aveva tempo e voglia, si sbizzarriva a creare nuove forme dando libero sfogo alla fantasia. Lughi radiosa gena de sa luna, vivi din su gaste du breno e lughe, cando su sole na la buona notte. Quando tutto era pronto, si incandia su furru e lo si portava alla giusta temperatura, utilizzando salina vine, prunizza, sermento, chessa e calavrighe,
prelevata da su di dalzo che veniva rifornito ogni anno dagli uomini di casa. Il forno veniva quindi pulito con siscobulo, una scopa preparata con ferulea oppure narbuzza, malva o con rami freschi di asfodelo, e finalmente il pane veniva infornato. Il pane appena sfornato era particolarmente gustoso, anche se poi, grazie all'ottima qualità della farina, conservava un buon sapore per tutta la settimana. E se induriva troppo, non lo si buttava, si poteva brustolire, assare, oppure friggere, pane brisso, pane dorado, pane in fustimbino, o si poteva condire come la pasta, pane affittato. Da ciascun tipo di farina si otteneva un pane diverso, da zucchi, zucchillado e su modde, da esasimula, su modde, da scoccois e sostaccales, da su colagola, savresa e su ghivalzo. Il pane in tavola era l'obiettivo di tutta la trafila di un anno di lavoro, sia maschile sia femminile. Si produceva anche altro, carne di maiale, di galline, uova, legumi, ma tutto doveva essere mangiato a unzappane, e la parola unzare veniva usata proprio per il companatico, che doveva essere centellinato, dando la preferenza al pane che in genere era più disponibile in casa, a cui si faceva ricorso anche quando a unzu non ce n'era. In tempi di carestia si mangiava pane asciutto. Anche in tempi normali non si avevano grandi pretese, era già una soddisfazione possedere pane casu e vino a raso. L'uomo capace di procurarsi la provvista annuale di pane era degno di rispetto. Si diceva che giova pane in sacco ne fa didu ne maccu. Poco apprezzato che era costretto a mandigare pane di burro anzenu, o peggio l'uomo che doveva pedire su pane a fitta fitta. Rifornirsi di pane oggi è diventata quasi un'operazione banale. Il lavoro odierno, quando c'è, mira piuttosto a soddisfare le mille esigenze della vita moderna. Nel passato, per secoli e millenni, e fino a tutta la prima metà del XX secolo, l'attività del contadino mirava prevalentemente alla produzione del pane. Solo il pane dava garanzia di sopravvivenza. Quel mondo oggi è del tutto scomparso e l'attività tradizionale contadina è stata inevitabilmente abbandonata. Ma c'è da credere che quel mondo continui a vivere dentro di noi e agisca sul nostro carattere e sulla nostra sensibilità. E poro de lamentare pare che in capas un fortu e in cussu tempu mortu si vir massa fantasia.